366 storie della buonanotte di Teresa Buongiorno, 1990, Arnoldo Mondadori editore. 21 dicembre, Giganti di pietra. C'era una volta e c'è ancora nell'Oceano Pacifico un'isola rocciosa battuta dai venti, arida, lontana, fuori d'ogni rotta. La chiamavano l'isola di Waiu, ma solo chi ci abitava sapeva il suo nome. Poi nel 1722 ci arrivò un olandese, Roggeveen, e poiché era il giorno di Pasqua, la chiamò Isola di Pasqua. C'erano 6.000 abitanti, un po' bianchi, un po' indios, 3 vulcani spenti, statue di pietra gigantesche alte 20 metri, tunnel sotterranei che sfociavano in mare e tavolette di legno con le parole di una preghiera, che venivano chiamate tavolette cantanti. Neanche 10 anni dopo arrivarono avventurieri senza scrupoli che deportarono gli abitanti e persino il loro re e li vendettero schiavi. Ma il vescovo di Tahiti si infuriò tanto che i pasquani superstiti furono riportati a casa. Chi tornò portò con sé lebbre e vaiolo. Più tardi arrivò un tale che si autoproclamò re. Diceva d'aver comprato l'isola dal re di Tahiti e faceva da tiranno, tanto che i miti pasquani lo uccisero. Alla sua morte, gli eredi vendettero l'isola al Cile. Oggi nessuno a Pasqua sa più leggere le tavolette cantanti. I pochi abitanti superstiti non sanno più cosa significhino le grandi statue, né come fecero gli avi a portarle sulla spiaggia dal cratere in cui furono scolpite. Se tu sei un bambino all'isola di Pasqua, non ci sono risposte per le tue domande. Soffia il vento, non attecchiscono gli alberi, il gregge bruca l'erba stetta, il mare rumoreggia e l'occhio si perde lontano. Forse, un tempo, i tunnel misteriosi portavano a isole vicine. Forse, un tempo, Pasqua non era solo sperduta, ma il centro di una scomparsa civiltà. Forse, le grandi statue sono state innalzate con l'aiuto di qualche extraterrestre venuto qua giù con la sua astronave e poi ripartito per il suo mondo lontano. Spero che ti sia piaciuto questo video. Fammelo sapere selezionando il pollice all'insù. E se ti iscrivi al canale di Libri da Camera, potrai ricevere le notifiche di quando pubblicherò ogni prossima lettura.